torna in scena a Sant'Ermete Stadium una delle sfide più antiche della Valmaricchia. Un derby è sempre un derby. La squadra di Martino vi arriva da penultima della classe, con esattamente il doppio dei punti. Gli ospiti, che nelle ultime due giornate hanno conosciuto due stop inattesi, con l'immagine a cura di Eugenio Angeli, entriamo nel commento di questo derby, che inizia subito con il botto. Haide si incune in area di rigore, Tosi e Fabio lo chiudono a sandwich, ma il direttore di gara non transige. Calcio di rigore, con il replay a cura del bravo Eugenio Angeli, lasciamo libera interpretazione se il fallo avviene dentro o fuori l'area di rigore. Quel che importa però che dal dischetto fuchi Fredda Leardini per l'1-0 dei locali. In velocità il Sant'Ermete sorprende la retroguardia ospite, Belloni si invola, scarta anche Leardini in uscita, ma gli ospiti in qualche modo sbrogliano la situazione. Quando la leggerezza di Lessi può costare caro, Belloni trova sulla propria strada un super Leardini. Dall'altra parte la volée di Fabri è da dimenticare, mentre sull'altro fronte il Sant'Ermete tenta di pungere da calcio piazzato. Genghini chiama, Leardini risponde. Dall'altra parte invece assistiamo a un gol capolavoro di Bruma, che ristabilisce l'equilibrio in campo parziale di 1-1. Nella ripresa, sotto un inizio di pioggia battenti, Pietracuta sfiora la marcatura, ma prima Vandi e poi il pallone non bucano la porta dei Verdi, che rispondono nell'immediato quando il traversone proveniente dalla destra in direzione Molari viene sporcato involontariamente dentro la propria porta da Tomassini. 2-1 e sorpasso della formazione di Pazzini. Il Sant'Ermete festeggia il vantaggio, ma vorrebbe chiudere la pratica. Qui Haid viene fermato così, ma non Mancini, che strozza però la propria conclusione permettendo l'intervento facile agli Ardini. La partita rimane accesa, Fabri da calcio piazzato chiama alla presa Vandi. Tassibaio appena entrato esegue un tiro cross che sorprende Vandi. La sfera assume una strana traiettoria finendo sull'altro fronte, dove Fratti protegge il pallone scaricandolo verso lo specchio della porta. Vandi c'è. Il Sant'Ermete prova a uscire dalla propria area di rigore, ma il tentativo di Contadini è da dimenticare, primo piano anche per lui. Sul versante opposto il Pietracuta si mostra micidiale. Bruma riceve a centro in area di rigore, si grande il gol del 2-2, doppietta personale per l'ex Cattolica e Verrucchio, replay meritato e anche primo piano per lui. Le due squadre non si accontentano dell'X, Contadini crea un brivido direttamente a calcio piazzato, mentre Fratti mette potenza ma non precisione, sfiorando in questo caso la marcatura, ma saranno queste le prove del gol. Lo stesso numero 9 scambia poco dopo con Bruma, Vandi ci mette in questo caso una pezza, Castiglione scuote i suoi con un tiro a giro senza trovare fortuna, quella che il Pietracuta si guadagna prima con un tiro insidioso di Tassibaye e poi andando a cercare il gol che vale 3 punti. Qui Fratti in area di rigore si lascia toccare da Gakovicai, l'arbitro assegna in questo caso il penalty tra le proteste dei Verdi. Fratti dal dischetto si mostra freddo decretando il 2-3 finale con tanto di abbraccio da parte dei compagni e dei supporters rossoblù. Un derby avvincente, ben giocato da ambedue le squadre, con il gesto del terzo tempo organizzato dal presidente Martino in primis e dalla società del Sant'Ermete, in segno di sportività e consolidamento di un'amicizia tra i due club che dura da anni. Alla fine, usando una battuta alla Martino, dopo lo sforzo e lo spreco di energia è giusto il meritato cibo, ma se per il Pietracuta il boccone appare molto gradito, per il Sant'Ermete, vedendo la classifica, il boccone rimane saporito ma indigesto. Ma dopo tutto domenica ci sarà una nuova battaglia da affrontare.